La lingua, langue. Buongiorno a tutti. Posso dire salve, Biffi? Salve? No, ma, salve si saluta. No, quando si usa dire, salve? Sì, sì. No, allora, salve è una forma di saluto che ora in effetti ha un grande successo. E ha un grande successo per vari motivi. Innanzitutto, vabbè, è una formula di saluto che è testimoniata tradizionalmente anche nell'italiano antico. Abbiamo forme di salve in apertura di lettere del 400, ad esempio Leon Battista Alberti. A volte come forma di esordio, di saluto iniziale, a volte anche come forma di saluto finale. Diciamo che ultimamente ha avuto un grande successo, sta avendo un grande successo, è una riscoperta nella lingua, perché corrisponde a due aspetti, diciamo, che sono venuti più in evidenza nell'italiano contemporaneo. Allora, uno è legato al fatto del parlato non formale, quindi è una forma di saluto salve, è una forma di saluto media che... Se può venire utile al parlante in tutte quelle situazioni che non siano strettamente ufficiali, per cui allora c'è buongiorno, buona giornata, buon pomeriggio, oppure in contesti estremamente informali, quindi il ciao. Ecco, tra ciao e buona giornata e tutta la serie di saluti che generalmente si conoscono per l'italiano, il salve si posiziona in una posizione intermedia e viene quindi spesso utilizzato. L'altro motivo per cui è diventato di moda è legato invece a un particolare tipo di comunicazione, che è quello delle mail, o anche degli SMS, cioè comunicazioni che sono di fatto informali e quindi possono essere assimilabili al parlato per il tipo di rapporto che c'è tra i due parlanti, ma che sono asincrone. Quindi chi scrive sa quando scrive, ma non sa quando il suo messaggio di posta elettronica o di telefonino sarà letto. Giusto, sì. Allora scrivere buona giornata e poi magari il messaggio viene letto a notte fonda, cioè, suona un po' strano. Allora, nell'incertezza di quando il ricevente avrà il messaggio, si usa questa formula neutra nel tempo, perché salve va bene sia la mattina, sia la sera, sia la notte, insomma. Ok, quindi insomma tutto sommato lo possiamo promuovere questo tipo di saluto. Sempre con l'attenzione ai contesti in cui si usa. Ok, benissimo. Però in questo caso arrivederci, vediamo così. Va bene. Grazie Marco Biffi, buona giornata. Buona giornata a voi.